uomini e donne della Resistenza hanno creduto a una promessa, hanno compiuto le loro imprese, hanno sofferto, rischiato e pagato con la vita la speranza di un popolo libero, di un popolo unito da valori condivisi e liberamente scelti. Hanno creduto a una terra promessa e perciò non si sono rassegnati a una terra di schiavitù. Personalmente sento la responsabilità di celebrare la memoria dei martiri della Resistenza come memoria di una promessa. Sento che solo questo modo di vivere la memoria contiene una possibilità di costruire insieme il futuro. La promessa civile contiene i valori che siano stati tradotti nei principi della Carta Costituzionale. I morti della Resistenza, i padri costituenti, le forze sociali che sono emerse vive dal disastro della guerra e dagli anni cupi della dittatura meritano di essere ricordati non come fotografie del passato, ma come testimoni di una promessa che li ha motivati a lottare insieme, a sognare insieme. Noi oggi onoriamo quella gente perché facciamo memoria della promessa in cui hanno creduto. Io sono qui oggi, noi siamo qui oggi a far memoria della promessa e a motivarci a camminare insieme verso il futuro.